Prima di iniziare a fare un po' di esame della tecnica, devo fare due notazioni. La prima vorrei fare un complimento al capitano Cudolo, perché ieri abbiamo avuto un confronto di tiro, gli ho spiegato la mia scelta. Giustamente lui non l'ha condivisa, da un grande uomo di calcio e chi si sentiva, perciò io lo ringrazio perché è entrato, ha dato una mano fuori alla squadra e questo gli va riconosciuto. Gli va riconosciuto. La seconda notazione che faccio, non eravamo Pellegrini. Domenica non siamo fenomeni oggi, siamo soltanto una squadra che sa il loro potenziale, dobbiamo essere umili come siamo stati oggi e come eravamo stati anche domenica, perché domenica la stessa cosa, pure 6-7 volte gol, oggi è stato un qualcosa di clamoroso, perché pali, traverse, sull'unica azione che hanno fatto, mezza e mezza, hanno trovato il gol e tutto li può cambiare la partita. Ma se vediamo il risultato è un conto, se vediamo la prestazione è un'altra, la prestazione penso che non ci siano dubbi, non ho contato quante palle gol erano. E io riparto da quella, parto da quella, dobbiamo rimanere umili, non abbiamo fatto no, niente, assolutamente niente, noi dobbiamo essere consci delle nostre possibilità. E poi un'altra notazione, ringraziamento al pubblico, perché ci ha sostenuto sempre, fino al 90esimo, a prescindere tutte le situazioni, le cose ci ha sostenuto e questo va riconosciuto e va fatto un ringraziamento, penso, da parte mia, dello staff e di tutta la squadra. Sono contento, sono molto felice per la squadra perché ha fatto una bella partita e l'importante era i risultati, poi il singolo viene dopo ed è aiutato da tutto il gruppo. No, già essere ad Arezzo è molto importante, è una piazza molto prestigiosa, quindi sappiamo benissimo dove siamo e dobbiamo cercare di portare con tanto sacrificio l'Arezzo dove merita. Abbiamo saputo soffrire ed è quello che conta, perché come ho detto prima, la squadra che sa soffrire poi alla fine porta sempre il risultato a casa e noi oggi l'abbiamo dimostrato. Ci troviamo benissimo anche perché oggi ho giocato con dei giocatori fortissimi come Nicola, Foggia, ma non ci dimentichiamo che poi entra il secondo tempo è entrato Cutolo, davanti siamo tutti forti, ma come anche a centrocampo, in difesa, in porta, la squadra è composta perfettamente in ogni reparto. Poi siamo noi che dobbiamo cercare di fare quello che sappiamo fare, quello che proviamo in campo durante l'allenamento e poi trasformarlo come abbiamo fatto oggi e cercare di portare sempre i 3 punti a casa.